Per il risultato su carta va il 5-7 alla fine video. La stampa a mano è un processo che richiede molto tempo. Preparazione del disegno, trasferimento su supporto da intaglio. Intagliare è solo alla fine. Ci si può preparare alla stampa vera e propria. Se si vogliono realizzare stampe con più colori, il processo si complica. Fare più tasselli o stendere diversi colori sul supporto intagliato sono due dei metodi più usati. Le stampe effettuabili con un solo supporto sono limitate, dato che ogni stampa consuma e può nel tempo danneggiare il disegno stesso. È quindi bene tenere a mente che la differenza non è solo nel chi stampa il disegno, ma anche nel tipo di supporto che rende queste copie dei pezzi unici. Per questo, quando vedete i disegni, stampe o abbigliamento realizzati con questo metodo, non stupitevi se non costano quanto una stampa di tipo industriale. Se siete arrivati sino a questo punto, vi ringrazio del vostro tempo e, sperando vi sia piaciuto, vi invito a seguirmi su per vedere gli sviluppi di questa e altre opere. Buon proseguimento!